Se non voti ti fai del male. Se non voti ti fai del male. Mi vuoi dire per quale partito io dovrei votare? E dice, no, non è, l'idea non era di fare un governo col Movimento 5 Stelle, l'idea era di chiedere al Movimento 5 Stelle, cosa che abbiamo fatto ripetutamente, di consentire, di consentire che nascesse un governo di centrosinistra, pur, come dire, rimanendo cosa distinta. Poi loro non hanno voluto, e quindi questo governo è un pochino anche figlio loro, diciamo, anche figlio del loro congelamento, direbbe il presidente Letta. Io sono rimasto un ragazzo di provincia, ma se un partito dà la fiducia per far nascere un governo, non fa parte della maggioranza che ha fatto nascere questo governo. Avevamo valutato e proposto anche al 5 Stelle, come ricorderanno i telespettatori, di non opporsi, cioè di consentire tecnicamente la nascita di un governo, visto che avevano detto di non voler far parte di una maggioranza. Non hanno voluto nemmeno quello, e qualcuno di voi forse sperava che si spaccassero i grillini, cosa che non è accaduta, segno che hanno comunque dimostrato questa cosa tenuta. E forse... Buongiorno. La rete, il movimento ha espresso un miracolo. La signora Gabanelli, presidente della Repubblica Italiana, è straordinaria, proprio in sintonia col movimento. Io spero vivamente che accetti. Volevo fare dare un consiglio a Bersani, senza ironia, senza battute, seriamente. Potrebbe essere un punto di incontro. Voti la Gabanelli anche lei. Voti una signora che bene o male ha sempre fatto il suo lavoro, anzi, bene piuttosto che male. Ho telefonato a Di Pietro, non era molto contento. Però la Gabanelli è una che non ha mai fatto inciuci con Berlusconi, un miracolo oggi. E poi è una signora. Sarebbe veramente un grande segnale. Quindi sì, qualcuno ha detto che potrebbe diventare con la Gabanelli la Repubblica delle Manette. Chissà che non sia un'idea anche quella con cui ci potremmo togliere qualche soddisfazione. Quindi ci pensi, Bersani, ci pensi. E potrebbe essere veramente un inizio di una, chissà, collaborazione, può darsi, chi lo sa. Provi a votarla. E cominciamo da lì. Poi vedremo dai rimborsi elettorali, legge corruzione, incandidabilità di Berlusconi e tutte queste cose che magari troveremo una convergenza, se non con lei, con i giovani del PD. Grazie per l'ascolto. E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo. Ricostruirlo fisicamente, da capo. Se non voti non cambia niente, se non voti ritornano ancora. Se non voti ti fai del male, più male di così. Ci stanno rubando il mondo, ti fai del male. Però si dice in giro che fra i partiti c'è un'onda nuova che è partita dal niente, come una valanga. Sta avanzando come un ciclone per abbattere il marcio della nazione. Se non voti ti fai del male.